Sono le 8 di mattina e da poco sono arrivate le ciliegie, messe in fila educatamente nelle cassettine. Facciamo piano. La commissione si è appena riunita e sta valutando profondamente e attentamente. Quale sarà il sapore che li conquisterà? Qual è la peculiarità che si farà valere? Signori, benvenuti nella storia, benvenuti nelle grandi tradizioni, benvenuti alla 78esima edizione della festa della ciliegia IGP di Marostica. Ed eccomi con uno dei componenti della giuria. Buongiorno signor Giacinto. Buongiorno a lei. In base a cosa si valuta una buona ciliegia IGP di Marostica? Beh, intanto il territorio. IGP significa indicazione geografica protetta e quindi c'è un territorio che è delimitato da vari comuni della zona. Diciamo Marostica è il nome che risalta di più di tutti e soprattutto sia il territorio che le varietà che sono state destinate a fare l'IGP, che sono un po' diciamo storiche della zona. Ed eccomi col sindaco Matteo Mozzo, buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Una manifestazione è arrivata alla sua 78esima edizione, possiamo dire che veramente la tradizione qui è stata forte perché non si è mai fermata neanche nei momenti, negli anni difficili. Sì, devo dire che c'è stato un grande lavoro di squadra con le amministrazioni di Pianezze e di Colceresa e ringrazio veramente i sindaci, ringrazio il mio assessore Ilenia Bianchini e il presidente del consorzio Zuek, perché anche nel 2020, in piena pandemia, abbiamo voluto tenere viva la mostra della ciliegia IGP, permettendo la vendita del prodotto con la forma del mercato, ma soprattutto cercando di rilanciarla. Come comune abbiamo investito oltre 20.000 euro per creare una mostra 2.0 che è andata online con migliaia e migliaia di visualizzazioni. Una mostra, una festa, possiamo dire quasi una fiera che non si ferma solo ad oggi. Di fatto è una delle cose che caratterizza di più di Marostica. La ciliegia IGP è il prodotto che la rende conosciuta in tutto il mondo dal punto di vista agricolo e organolettico e quindi noi ne siamo veramente fieri ed orgogliosi. Presidente, tanti gli eventi collaterali organizzati per questa manifestazione da parte della Proloco. Eventi alla scoperta del Castello Inferiore ma del centro storico di Marostica, passeggiata con Marostica medievale e l'una tira l'altra che è una visita guidata con degli intermezzi, degli sketch all'interno del Castello Inferiore, ma non potrà mancare lo spettacolo dei Vessilliferi visto che è l'anno della partita a scacchi. Vogliamo, Presidente, preannunciare già ai nostri telespettatori quando sarà la famosa partita a scacchi? 9, 10, 11 settembre di quest'anno finalmente si ritorna in scena. Cura dell'associazione Marostica Fotografia 1979 sta per partire la caccia al tesoro fotografica. Di cosa si tratta? Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro, solo che oltre a indovinare, capire quali sono gli indizi per trovare gli oggetti che si cercano, bisogna fotografarli. Bisogna fotografarli e alla fine, in base al tempo in cui la squadra ci mette a trovare questo oggetto e al numero di oggetti trovati e soprattutto alla qualità delle foto da un punto di vista creativo e tecnico, verrà dato un punteggio che poi verrà premiato, insomma. Si parte prontissimi con una reflex, è vero? E cosa si fa? Cosa succede adesso? Adesso quando ci daranno il via apriremo la busta con gli indizi e cercheremo di capire dove sono i luoghi in cui dovremo fotografare i soggetti. Fotografa professionista oppure amatoriale? No, amatoriale di certo. Però sono le cose, le esperienze più belle, poi magari si fa anche un salto maggiore, è vero?
L'esperienza porta a diventare migliori. E chissà che non si apra anche una strada professionale. Da qualche parte bisogna sempre partire, perché non partire proprio qui, da Marostica. Ciao, in bocca al lupo. Grazie. In questa giornata, all'ombra dei ciliegi, non una semplice passeggiata, ma una vera e propria esperienza unica per raccogliere insieme erbe spontanee e poi altre belle sorprese. Elena, Marostica è un vero e proprio paradiso terrestre. Alle nostre spalle panorami mozzafiato, chiese antiche, passeggiate tra ulivi e ciliegi, ma oggi qua si fa qualcosa di bello e particolare. Esatto, Ida, buongiorno a tutti. Oggi si festeggia la 78esima edizione della Festa della Ciliegia, nonché della Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica GP. È una giornata particolare perché non si festeggia la classica e tradizionale Mostra Mercato solo in piazza, ma si dà l'opportunità a tutti gli attori locali delle colline e del centro storico di poter realizzare delle attività e delle esperienze uniche, delle esperienze alla scoperta del centro storico, ma anche della collina e della campagna. Capofila del gruppo abbiamo Barba Chef. E allora andiamo subito ad ascoltare cosa ci racconta. Andiamo. Ed eccomi con il nostro Barba Chef. Buongiorno, buongiorno. Io ho raccolto un ramoscello di timo profumatissimo, ma qua ci sono molte, molte erbe spontanee da raccogliere e io sentivo cosa raccontava prima al nostro gruppo. Qual è l'importanza delle erbe? Un'importanza generale, non solo in cucina. Allora, esattamente, le erbe sono importantissime non solo dal punto di vista culinario, ma anche dal punto di vista botanico e, tra virgolette, diciamo curativo. Perché questo? Perché agli albori ci si curava con le piante e quindi ci si mangiava anche un po' per curarsi, tra virgolette. Ed è quello che ha spinto anche me a seguire questa strada e quindi apprendere sempre di più sul foraging e anche sulle erbe spontanee. All'ombra dei nostri ciliegi abbiamo finito di raccogliere le nostre erbe spontanee. Adesso ripartiamo e andiamo in centro storico a fare il giro di altre speziosità. Naturalmente sempre al gusto di ciliegia. Andiamo. Certo. Andiamo. A Marostica abbiamo sì il Barba Chef, ma abbiamo anche la Bar Lady, che ci preparerà un cocktail naturalmente alla ciliegia di Marostica IGP. Buongiorno Francesca. Buongiorno, molto volentieri. Assolutamente, il cocktail a base della nostra ciliegia IGP di Marostica. Quindi, una base di polpa di ciliegia, ghiaccio, un sour al rosmarino che ne esalta il sapore, shakeriamo, Ida, brindiamo? Certo, Francesca. A Marostica e alla sua regina rossa. Come esiste il pane alle olive? L'avreste mai detto che a Marostica si può trovare anche il pane alla ciliegia? Eh sì, questa è la nostra specialità, è un pane che è leggermente colorato con la barbabietola. Le ciliegie le facciamo confit come i pomodorini per, diciamo così, intensificare un po' il sapore, diciamo così. Per cui viene un prodotto soffice, lo mettiamo su questo stampino, sì, praticamente, che può essere usato sia a colazione che a pranzo, si taglia a fette e si possono utilizzare per toast o tramezzini, o anche è buono così.
Giampi è l'artista del panino, sposa la soppressa con la ciliegia. Eh sì, io lo sapevo. Sono arrivata nel posto giusto. Ciao Giampi. Ciao, allora oggi... Fammi vedere questo panino. Un panino molto semplice, fatto con la nostra soppressa vicentina, della ricotta di vista capra e latte vaccino. Rucola semplicissima, un composto di ciliegia di marostica con un po' di grappa al miele. E un po' di... Già da lontano si sente. Sì, abbiamo messo un po' di paprika e un po' di peperoncino, perché sennò dolce salato, un panino da brunch, diciamo. E dulcis in fundus, birra alla ciliegia. Amarostica. Salutiamo Amarostica e la sua regina con i suoi percorsi tra storia, culture e tradizioni. E saluto anche voi, gentili telespettatori, ringraziandovi di essere sempre così numerosi a questo appuntamento. E vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it, nella sezione produzioni. Grazie e alla prossima settimana.